Mister, quanta voglia di ripartire dopo il KO con la Dolomiti Vellunesi? Tanta, spero che ce l'abbiano tanta anche i nostri ragazzi. Beh, Ha lasciato delle scorie quella partita? sempre, ogni partita ci deve insegnare qualcosa, quindi dalle sconfitte si impara molto, ne abbiamo parlato in settimana, ci abbiamo lavorato e quindi spero che domani si trasformi quello che abbiamo fatto in settimana e che abbiamo sbagliato domenica scorsa. Però è sempre un processo di crescita, quindi i ragazzi stanno lavorando bene. Cosa bisogna fare secondo te per migliorare? Bisogna diventare gruppo, bisogna diventare squadra in campo su certi episodi e quindi bisogna che si diano una mano di più. Loro lo sanno, è un gruppo intelligente, è un gruppo che sta lavorando bene, a mio avviso molto molto interessante e quindi a me fa piacere vederli sul campo. Poi le domeniche sono sempre diverse, quindi è proprio nella domenica che poi ci confrontiamo con gli altri, li giudichiamo e cerchiamo di mettere a posto durante la settimana quello che in domenica vediamo. Con il Monte Prodeco, che partita ti aspetti? Difficile come tutte, complicata, difficile, una squadra che lavora bene, una squadra che palleggia, una squadra che è giovane, che ha gamba, quindi tutte partite difficili, anche perché il nostro processo di crescita deve continuare domenica dopo domenica, andiamo sempre alla ricerca delle cose e di conseguenza cerchiamo sempre di voler comandare la partita, cosa non facile, e questo può portare alcune volte dei problemi, ma la mentalità deve essere questa. Non siamo una squadra che può permettersi di stare lì davanti alla difesa per aspettare gli altri, non è nella testa dell'allenatore, non deve essere nemmeno nella testa dei giocatori. Quali sono le insidie principali di questa partita? La poca fame. Io penso di poca fame, e ne abbiamo parlato in settimana, quello che è successo settimana scorsa contro le Dolomiti, una squadra affamata, una squadra costruita bene per i playoff, c'è stata una differenza di fame e questo non deve accadere.